corpo! Cara! Mamma mia! Mamma, vieni qua! Vieni qua! Bellissimo! Sei fantastico! Sei fantastico! Guardate! Varascheglia! 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 È lui! E lì è lui, certo che è lui! Sì, sì, al Castellane spugniamo, il Napoli vinciamo, al Castellane spugniamo e il Napoli vince. Sì, 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 sì. Mamma mia, che la fortezza, non è un Castellane, è una fortezza. Mamma mia, è una fortezza, da una fortezza, da prigione. E la maspugnata a prigione! E la maspugnata! Non c'è uomo, non c'è uomo, non c'è manco calcio cavallo, manco la rete! C'è voluto un cavaraschelli! Allora aggiungete la parola cavaraschelli e la rete! Abbiamo formato qua, la rete qua, la rete schella, la rete schella! La rete schella! La rete schella a sfondare la porta! Un calcio di gol bellissimo! Adesso, con coraggio e dignità, un applauso. Benvenuti signori, io sono Rosa e Calcio, questo è post partita. Allora, cosa ho appena visto? Allora, io devo dire che l'Emboli, alias Real Madrid 2006, ha giocato un ottimo primo tempo. Mamma mia, noi mamma parevamo proprio i fissa brodo. Pozzel, bella la trasformazione e Pozzel e Roberto Carlos. Fazzini in Toni Kroos, ma ci manco sia. E di Giasi in Cristiano Ronaldo, nel Messi volevo dire, no, Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo, e poi Esposito con quello tiro a volo, mamma mia, ma fa un grande campione. Se questo succede, questo succede, ribadisco, quando l'Empoli guarda noi le cose cambiano, cioè siamo stati l'unica squadra che ha spugnato la squadra più in forma, più imbattuta del campionato, l'Empoli, no l'Real Madrid, se fosse, cioè non è l'Empoli, allora cioè, l'Empoli sarebbe il Real Empoli, già, abbiamo giocato il Real Empoli. Ma è sempre stato così, il Castellani è stato proprio la fortezza di se manda una squadra come a Roma o Milano, cioè avrebbe vinto, cioè avrebbe vinto, invece quando c'è Napoli, oh, stiamo una partita complicata, cioè pare un derby che sta impazziando, cioè quello che abbiamo giocato, cioè veramente non è, di sicuro non è stata una partita facile quella che abbiamo disputato contro l'Empoli, che veramente questi ci hanno messo in difficoltà, cioè sono caricati tutti in difesa, hanno fatto primo tempo così, poi in secondo tempo, cioè veramente, cioè, io mi sono detta all'inizio primo tempo fino al primo tempo, ma chi si vuole sta in aiuta, cioè poche parole, cioè ma questo quanto tempo di 45 minuti, cioè come farà giocheranno, ma così, ma si aprirà, io ho detto si aprirà un varco, cioè mica sono robot, sono esseri umani, cioè alla fine, cioè nella scrivere veramente, cioè 45 minuti che saranno stanco, l'errore è stato proprio un errore, cioè per segnare c'è bastato un errore della difesa, cioè quello che ha fatto l'Empoli, Kvaratskhelia dal dischetto ha segnato, cioè Lukaku ragazzi, cioè non gli hanno fatto vedere manco una palla, manco una niente, cioè la difesa era proprio deliso,
Infatti Antonio Conte l'ha sostituito, mi ha messo il Cholito Simeone. Poi in questa partita, ragazzi, vaga, si vedeva che mancava Lobotka. Lobotka, mamma mia, ste nazionali! UEFA, mia cara UEFA, mia cara UEFA, ascoltami bene, cara UEFA! Non ci bastava nell'amichevole, ci bastava pure la Nations League, ma cazzo è la Nations League? Che è la Nations League? Ma pure Nations League, è Nazione Unita, e già! Non ci bastava nell'amichevole, due partite a così belle come contavano cazzo, un torneo, manca senso esiste, sempre solo a un ranking, ma cazzo ce ne fottono, Benedì e Reading, o Reading non ci serve mai niente. E si è scassato la botta. Bene, benissimo, bene, anche bene. E come hai mai giocato con Milan con la botta? Questa è la domanda che si sono posti i giocatori. Giocatori, scusate, i tifosi del Napoli. Poi, la cosa simpatica. Non è che quando Lobotka è infortunato il Napoli avrebbe preso gol. Non è questo, sono i paragoni di sti verdumaro, proprio. Che si giornalai napoletani e mannaggia loro sta andare in televisione o lunedì sera a paragonare esordio di Nesquilegimur e che stai dice non te ne senso non c'è senso svegliatevi svegliatevi cioè ascolta questo povero Gimur che magari vada. Cioè, ma dai un po' di fiducia. Cioè, lo so che Gilmour, ragazzi, cioè, non è stato uno dei migliori in campo, ma non è abituato a entrare subito titolare. Questa è stata la sua prima volta. Cioè, sicuramente il giornale, perché il giornale va in evidenza proprio a Kest. La Gazzetta dello Sport. Come ha veramente giocato Gilmour? Ma mettetemi i suoi panni, questa è la sua prima volta titolare, perché Gilmour è sempre entrato nei minuti finali del secondo tempo. Cioè, dovrà sostituire Lobotka per un bel po'. Però il suo l'ha dato, cioè l'ha dato, dobbiamo dare un po' di fiducia. Perché Billy Gilmour, ragazzi, è un giocatore forte, forte, molto molto bravo, no? Cioè, l'ha dimostrato pure in nazionale, cioè, guarda, cioè, i miei cari giornalisti napoletani. Andate a fare la partita contro Portogallo e vi farete gli occhi, veramente, anche se hanno pareggiato. Ma veramente. Cioè, mo, schizza a dicere quello che hanno perso allo bot, un giamappeda, a farci piacevo male. I tifosi e si votano le squadre e chi lo pensano. Perché una partita di calcio non è così, perché una partita di calcio si giocano tutti i giocatori, tutte occasioni. Sarà il campo a parlare, non le chiacchiere. Meno chiacchiere e più fatti. Questa è la regola che funziona nel calcio. Perché prima che parlo, a me sembra lo scemo cornuto di Cassano. Che dice sempre stronzate, castanate. Mamma mia, me ne sono stronzate, che le sono proprio pagliacciato. Un mettito in due circo, non si mai clash in metà moglie, povero. Clash in me la moglie sola. Ma facciamo bingo. Questi sono insegnati a Cassano, meno chiacchiere e più fatti. Questa è la regola e questa me la porto. Lo dico sempre io. Però è stata del resto una partita bellissima. L'Empoli si deve giocare, devo dire, un Empoli che non è stato affatto facile battere. Oh, mamma mia. Solo questo. Del resto il secondo tempo mi è piaciuto molto la ripresa. Nel secondo tempo ce la siamo giocata, ma solo un calcio di rigore, cioè. Quindi ragazzi, io chiudo qua il video. Vi auguro buona giornata. Ciao, ciao, è tutto. Voi iscrivetevi al canale, lasciate like,
Commentate qui sotto cosa ne pensate. Quindi vi dico, se tutto bello, no?